Mi pare che sto io, che non c'è altro. Sono cose che il mondo dovrà capire e accettare, perché poi in fin dei conti io non capisco, perché le persone si ostinano sul sesso. Ma che cosa rappresenta il sesso? Voi dovete giudicare la persona, non il sesso, perché il sesso ce l'hanno tutti. Non è caso che ne fanno un pregiudizio, capito? Sarebbe bello invece che andassero tutti d'accordo, perché l'armonia e la pace anche delle famiglie è molto importante. Informandomi sulla storia molto ricca, molto particolare, sì, è stato un piacere affrontare questa sfida, che per me è stata una grande sfida in tutti i sensi, come tempo, come immagine e come risultato poi finale per il quartiere. L'arte per la rigenerazione sociale e culturale del territorio. Nell'ambito dell'iniziativa Street Art Comunità e Territorio, promossa nei quartieri spagnoli e sostenuta dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Focus, oggi nel Palazzetto Urban si è inaugurata l'opera di Vittorio Valiante, Tarantina Taran, uno degli ultimi femminili dei quartieri spagnoli, una vita circondata da artisti, da Fellini a Moravia a Pasolini, ed una forte carica simbolica ed identitaria per gli abitanti, che hanno partecipato alle operazioni a partire dai laboratori con le attività dedicate ai ragazzi. Sul personaggio della Tarantina è stato anche proiettato il documentario di Fortunato Calvino, da cui è stato tratto uno spettacolo teatrale e dal quale si è ispirato anche il murale. Mentre che dovrebbero essere orgogliosi di avere una persona, come loro dicono, diversa, che poi di diverso non c'è niente, intendiamoci. Io ringrazio il sindaco, il comune, il ragazzo che ha dipinto, che ci ha messo l'anima, e ringrazio tutta la gente che sono venuta a vedermi. Grazie a tutti. Bravo. Un bacio. Tarantina, il primo e l'ultimo forse dei femminili a Napoli, dei quartieri spagnoli. Ancora una volta un prodotto del tavolo della creatività urbana del Comune di Napoli, in collaborazione con Focus, ma soprattutto con questi artisti che sono bravissimi, che stanno contribuendo alla rinascita culturale di Napoli e a trasformare luoghi oscuri, luoghi insignificanti, luoghi pieni di vita, di storia e di umanità, con l'apprezzamento poi della gente del posto. Quindi si crea veramente una riscoperta pezzo dopo pezzo di quel senso di comunità su cui molto lavoriamo.